Eeeh, non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Eeeh, bella a tutti, ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi. Finalmente il Fortnite Mers è arrivato ufficialmente anche nell'isola di Fortnite. Abbiamo visto tutti ieri mattina l'arrivo del nuovo punto di interesting, come lo chiamano in inglese, insomma, la parte centrale della mappa, l'isola. Tra virgolette, quella proprio in mezzo al ghetto trasformata e resa piena di spot per gli zombie, e anche l'arrivo della nuova modalità dove c'è decisamente tanto lavoro di squadra da fare il mostro il re della tempesta già visto in Save the World è stato trasportato nel battle royale finalmente dopo più di un anno dove si parlava di fare un boss comune tra virgolette quindi 16 giocatori si affrontano per vincere dov'è eccolo là l'ombrello che state vedendo in questo momento che si otterrà solo riuscendo a battere il boss e sarà veramente veramente durissima. Nel video di oggi comunque parleremo delle news sulla Gold Trooper. Sto registrando questo video prima dell'arrivo dello shop di questa mattina, mi auguro che sia arrivata la Gold Trooper. Qualora non fosse così, allora state molto attenti alle notizie. Però parleremo anche del nuovo stile della banana, l'abbiamo già intravisto nel trailer: molto interessante, un'altra skin classica oramai di Fortnite che prende finalmente ehm, una variante davvero interessante e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi tengono compagnia dalle 8 alle 18 in live su Twitch. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno e ovviamente un ringraziamento anche a tutti quelli che mi vogliono supportare inserendo il codice creator xyoderone. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima... Però la domandina non posso non farvela, anche ieri mi avete risposto in tantissimi nel video qua sotto con i commenti. Domandina di oggi veramente, veramente easy. Ma finalmente ce l'hai fatta a prendere il codice del piccone MINT ascia piperita è il nome in italiano ho visto qualcuno che in italia è riuscito già ad ottenerlo io personalmente il codice ufficiale ancora non l'ho trovato vi ricordo che i codici sono a singolo utilizzo quindi non ne esistono di universali spero veramente che riusciate ad ottenerlo perché è veramente molto carino e ditemi se ce l'avete fatta qua sotto nei commenti ma quindi ciao ciao le bande e mando alle ciance, andiamo subito subito a vedere ragazzi il bellissimo poster che preannuncia e introduce il Fortnite Mars. Tantissimi premi gratuiti completando svariate sfide sia in modalità creativa che direttamente nel battle royale. Vediamo proprio spray. Nuove varianti per lo skateboard, un altro backpack che viene usato per inserire tantissimi stili e ovviamente la skin da 1600 con quattro stili diversi di colorazione e con delle sfide personalizzate, però ottenibili solamente poi in modalità creativa. Niente di difficile, ma davvero molto, molto interessante. Sappiamo anche ragazzi che nella patch 11.10, quella di ieri mattina, sono. Stati fissati dei bug notevoli e quindi, grazie ovviamente ad Epic Games per essersi data da fare per lavorare per noi, hanno finalmente sistemato il problema dove nelle missioni non venivano correttamente indicati i punti esperienza che otteniamo. Hanno modificato anche alcuni setting per chi gioca da controller, alcune cose che non funzionavano alla grande, modificate anzi, fissati anche i problemi dove picconavamo le strutture ci veniva segnalato che ottenevamo due o tre unità di un qualsiasi materiale ma non veniva in realtà attribuito poi al nostro inventario tante modifiche anche per la modalità creativa e anche per salva, salva il mondo e quindi ovviamente ragazzi una super pace che speriamo sia Preannunciante del fix totale di lag che purtroppo ancora danno fastidio ai giocatori più esigenti. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento, ragazzi. È lei è sempre lei. Ne abbiamo iniziato a parlare oramai da più di dieci giorni, da quando nella precedente patch avevamo visto, inseriti dei, eh, delle varianti alla stringa dedicata alla Ghoul Trooper. Arriva, non arriva, c'è, non c'è, allora io ve lo dico: i Lakers affermano che al 100% ci sarà il ritorno della Ghoul Trooper. Ovviamente, la domanda è, e mo'? Non è uscita ieri, ieri era il 29 ottobre, era il secondo anniversario dalla data di uscita della Ghoul Trooper 29 ottobre 2017, però hanno già ottenuto gli stili. Sappiamo quelli che già avevano la Ghoul Trooper, quindi se non è uscita oggi si dice che la uh, Ghoul Trooper arriverà al 100% perché nella patch di ieri sono state aggiunte due nuove stringhe eh, dedicate appunto a questa skin e sono due stringhe molto interessanti perché la prima si chiama Comeback Price, eh, il ritorno del prezzo, Comeback Price, prezzo di un oggetto che ritorna, se volessimo dirlo in italiano e Returning to the Item Shop in Domanda, non è che questi si sono inventati che adesso ci ricazziano dentro lo shop a selezione e ci mettono dentro la Ghoul Trooper? Io incrocio le braccia perché ho un pochettino paura, ragazzi. Potrebbe essere così, ma queste due stringhe sono ehm, la conferma che probabilmente, anzi, certamente, la Ghoul Trooper, la Ghoul Trooper prima del termine del Fortnite Mars rifarà la sua comparsa. E andiamo avanti con il prossimo argomento, ragazzi. Eccola qua, la stile, la bananita. Ragazzi, lo stile della bananita ci viene presentato in anteprima nel trailer ufficiale del Fortnite. Lo avete, lo avete visto tutti, sicuramente. Ma la domanda è. È uno stile oppure è una skin dedicata? Beh ragazzi, a parte che intanto dietro di me c'è una delle nuove skin ancora non, eh, non rilasciate, mentre dall'altra parte vediamo Willow. No, posso darvi una conferma, ragazzi: è una skin a parte. Inserite delle variabili e delle, delle stringhe nei codici che dicono che lo stile della bananita in realtà non è altro che una skin dedicata, in quanto non c'è nessuna variazione nella skin. Questo mi porta a pensare che 1500, ve lo dico: 1500. Secondo me, se volete la banana scheletrica, beh, aspettiamo semplicemente che venga rilasciata. E siamo arrivati alla fine, ragazzi, di questo video, ma volevo eh, semplicemente farvi vedere un'ultima cosa, o meglio parlare due secondi, della modalità dove c'è il Re della Tempesta. Una modalità devo dire che è veramente molto interessante da giocare, anche molto lunga. Eh? 20 minuti a partita e soprattutto molto difficile da portare al termine. Eh, c'è il mostro, il re della tempesta nell'isola centrale, incazzato nero che contro 16 giocatori giocheremo in 4 squadre da 4, non potremmo ovviamente killarci tra di noi, cercherà di farci fuori uno dopo l'altro, dovremo colpire i punti deboli che sono segnati proprio in giallo per poi arrivare a distruggere entrambe le corna del mostro e terminarlo proprio continuando una raffica di eh, proiettili, purtroppo non sarà facilissimo perché lui creerà dei punti di spawn per gli zombie e farà veramente di tutto per fermarci le fasi finali del game sono veramente ragazzi difficilissime se battete il mostro però otterrete l'ombrello che è veramente tanta tanta roba io vi ringrazio ragazzi per aver guardato anche questo video mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao